Allora, tutto quello che avete visto in questi giorni, ma soprattutto tutto quello che sta dietro a S-Drive, è stato reso possibile grazie alla collaborazione di molti medici, di moltissimi scienziati, di fisici, di nutrizionisti, ma anche medici che da sempre si occupano di tecnologie d'avanguardia, di medicina funzionale, di medicina quantistica. E quello che maggiormente ha contribuito a creare il report che voi avete, che vedete, che vi facciamo, è proprio grazie al dottor Marco Tempo, che ha creato tutto quello che vedete, cioè l'esigenza dalla clinica, ha messo nella pratica l'esigenza della clinica del medico, proprio per comprendere. Quindi pensate chi meglio di lui ci può trasmettere l'importanza del test, come è stato concepito e perché è importante fare un test come S-Drive. Il professor Marco Stanton è presidente della Società Internazionale di Stress Ossidativo, ha numerosissimi incarichi anche istituzionali, ma anche da un punto di vista di opinion leader televisivo, scrive articoli scientifici sui giornali, eccetera, eccetera. Ma soprattutto ha una visione veramente straordinaria, a 360 gradi, su quello che è la complessità della medicina. Quindi è un onore averlo qui con noi, il dottor Marco Stanton. And thank you for being here. So, before we start, I have an exciting news which some of you might have heard already. Allora, innanzitutto grazie a tutti per essere qui. Allora, prima di cominciare vorrei condividere con voi una notizia molto bella, affascinante, che, di cui forse alcuni di voi hanno già avuto sentore. For a while I have been working on a new report format. È un po' di tempo che lavoro a un nuovo format per il nostro report. Called the Baby and Child Report. E questo nuovo report si chiama proprio così, Baby and Child Report, quindi il report per i bambini e per i neonati. Which covers the specifics of a child, of an early developer, as opposed to those challenges that an adult has. Quindi questo nuovo report in effetti si concentra proprio su quelle che sono le caratteristiche specifiche di un bambino, quindi chi è ancora nelle prime fasi dello sviluppo, che sono molto diverse rispetto a quelle di un adulto. And in the report there are specifics which help to influence certain factors. In questo report sono contenute una serie di specifiche che aiutano a influenzare alcuni fattori particolari. Influence in terms of looking at it. Quindi col termine influenzare intendo dire andare a guardare nel dettaglio. Amongst those are brain development. Ad esempio lo sviluppo cerebrale. And growth, height. E anche lo livello di crescita, quindi per esempio l'altezza. That's something in Northern Europe we don't have a problem with. It's too much. But in other parts of the world it's not so much. So it's a big issue. Perché lo sviluppo dell'altezza? Noi, dalle parti in cui vivo io, cioè in Europa del Nord, non abbiamo problemi di altezza. Ci sono altre zone del mondo invece dove la crescita e il raggiungimento di una determinata altezza può essere un problema. Quindi questa è una caratteristica, una specifica che andiamo a guardare. And elements like immune functions, etc., which are developing, which the child is learning on its path. E poi andiamo a guardare altri fattori, come ad esempio le funzioni immunitarie, che in un bambino sono ancora in fase di sviluppo, per così dire, un bambino sta imparando a gestirle. So, look for this and ask Giorgio, etc., because this is ready now and you can use it, and I think it's very thrilling
big extension to what we can do. Quindi vi consiglio di provare a dare un'occhiata a questo report, così chiedete a Giorgio, al suo team, perché il report è già pronto e a mio giudizio è molto interessante iniziarlo a utilizzare, cioè è una bella innovazione che abbiamo a nostra disposizione. Deborah, our 1.5 person person, she will be talking a little bit about it tomorrow also. Deborah, la signora e mezzo che avete incontrato in questi giorni, domani credo affronterà proprio questo argomento. Non è una sola persona, una persona è un pezzettino. This is very, very exciting, and I think it is always important to support the wealth and the well-being of the children so they are able to come into this world even though the world is very demanding of them. Penso che sia assolutamente cruciale, importantissimo occuparsi della salute e del benessere dei bambini, bambini che si affacciano al mondo, in un mondo che soprattutto oggi è un mondo che ci chiede sempre di più. Okay, so before we start, I'm sorry, I took my tie away and everything because we have Italian weather here. So I adapted to Italian style. Ancora prima di cominciare volevo chiedervi scusa, mi sono tolto la cravatta, mi sono adattato un po' a quello che è il tempo atmosferico italiano, quindi mi sono cambiato, mi auguro che non sia un problema la mia nuova tenuta molto stile estate italiana. So I will talk briefly about some basics and then talk about how to clinically apply those ideas. Allora, comincerò parlando un po' di diciamo gli aspetti di base e poi vedremo come applicare queste nozioni di base dal punto di vista clinico. Three names. Frequency. Facciamo da ricordare queste tre parole: frequenza, Interference interferenza and resonance. e risonanza. Now, frequency, I need to use shell terms to describe a field, not just a specific. Allora, partiamo dal primo, frequenza. Io uso dei termini che sono un po' come degli involucri, dei grandi contenitori, quindi in questo senso il termine frequenza va considerato nel suo insieme. So frequency means any form of transmission, any form of transfer of information. Ok, per esempio, frequenza per me indica, il termine frequenza indica qualsiasi forma di trasferimento delle informazioni. And if you realize the power of these words, any form of transfer of information is frequency. Quindi ascoltate bene la forza, la potenza di questa parola. Frequenza significa qualsiasi forma di trasformazione delle informazioni. If I speak to you, I emit an emotion. Quindi quando vi parlo io sto emettendo delle emozioni. If I hit go on a device, it sends a signal. Quando premo vai, farti, play su un dispositivo qualsiasi, sto emettendo un segnale. If it goes through a cable, it's still a frequency. E se questo segnale arriva a un cavo, stiamo sempre parlando di frequenza. Now, if different information is present at the same time, they can have an effect on each other. Allora, se diverse informazioni si concentrano tutte insieme nello stesso momento, queste hanno un effetto sul contesto in cui siamo. and whether someone reacts to it or not is referred to as resonance. Ok, se poi qualcuno reagisce a queste informazioni, a quel punto parliamo di risonanza. Well, you all know the Volkswagen Golf, which in English is called Rabbit. Tutti forse conoscete la Golf prodotta dalla Volkswagen, in inglese la chiamiamo Rabbit, che So significa coniglio. after the Käfer, the Beetle, it was the most produced car by Volkswagen. Dopo la famosa, come si chiama in italiano, il Beetle, il Maggiolino, è stata la seconda macchina più prodotta dalla Without Volkswagen. the Second World War story behind it, Ovviamente senza che ci fosse di mezzo la Seconda Guerra Mondiale. The Golf 2
Series 2 diesel had one issue. La macchina, la Golf 2, la seconda serie della Golf, che era una macchina diesel, aveva un problema. When he was standing at the traffic light, and it would be in just in without any gas, just in the regular neutral. In neutral. In neutral, exactly. Mm-hmm. Yeah. When he would stand there in front of the red light, the dashboard would start to vibrate. Okay. Quando si era fermo ad un semaforo in neutro, quindi senza una marcia ingranata, iniziava a vibrare il cruscotto. Because the frequency of the motor was the resonance frequency of the dashboard. Ah, e questo era il motivo, il motivo era che la frequenza del motore era esattamente la stessa frequenza del cruscotto. They changed that with the Golf 3. Cosa che poi è stata cambiata col modello successivo, cioè la Golf 3. But you catch the idea of resonance. Però questo forse vi ha dato, questo esempio, l'idea di che cosa significa risonanza. Ok, so, we take two points. Point number one. Prendiamo due punti, punto 1 e punto 2. So, if any form of information or frequency or whatever is being transmitted, we have an effect. Allora, se qualsiasi forma di informazione o di frequenza viene trasmessa, come dicevamo prima, abbiamo un effetto. As an example, we will think of it as two points in water where water ripples are around it. Ok, come esempio immaginiamoci due punti qualsiasi nell'acqua, questi due punti formano una serie di cerchi concentrici. So, what happens? As soon as they start to collide here in the middle, and as soon as they collide at a later point over here, we will have effects. Quindi non appena i cerchi concentrici dei due punti iniziano a incontrarsi qua a metà oppure ai bordi, avremo un effetto. Questo effetto lo chiamiamo interferenza. If we take this region right here, we have an annulation of the effect because one goes against each other and they annihilate each other. Mm-hmm. Invece, se prendiamo quest'area, abbiamo un effetto di annullamento. Perché? Perché le due parti si incontrano e si annullano a vicenda. If we look at this part here, two forces add together. We have a force like this, and we have a force like this, which means we have an acceleration actually towards this point. Quindi queste due forze invece si incontrano in questo punto e creano un'accelerazione che va nella direzione verso l'alto. If we have a point like here, we would have a movement that would start to go over like this because it's being altered by the second wave. So this movement is being altered over into a different direction. Questo punto invece viene alterato dall'effetto di quel punto più a destra, quindi la direzione del movimento è l'altra proprio perché c'è stata questa alterazione del movimento. Okay, so this is one idea of interference. Allora, questa è la prima idea di interferenza. But we've taken water. Ma abbiamo parlato di acqua in questo caso. Which means we use a secondary medium. Cioè, nel nostro esempio abbiamo usato l'acqua, ovvero un mezzo secondario. Frequency, no water. Invece adesso parliamo di frequenza senza più considerare l'acqua. If we emit a frequency. Ok, se emettiamo frequenza. They will not alter each other because there is no combining medium. In questo caso non ci sarà alcuna alterazione reciproca. Perché? Perché non esiste, non c'è un mezzo che unisce tutte queste frecce.
Why am I comparing these two things here? Allora, perché sto facendo questo esempio mettendo a confronto questo e l'esempio precedente dell'acqua? Because we are confronted with this. Perché in questo momento abbiamo di fronte a noi questo esempio, But at the same time are composed of 70% water, ma allo right? stesso tempo tutti noi siamo composti per il 70% di acqua. So we are both effects. Quindi in pratica siamo soggetti a entrambi gli effetti. So those do not interfere with each other. Allora, queste non interferiscono le une con le altre, But ma if we are here, we are under the influence of both, not just one. se noi ci troviamo lì, a questo punto siamo soggetti a entrambi, non soltanto uno di loro, ma a entrambi. So stop looking for the one cause why someone is ill. Questo significa che dobbiamo smetterla di andare sempre alla ricerca dell'unica causa che determina lo stato di malattia di qualcuno. Always draw a big picture and connect the points, not just look for the one factor. Non c'è mai un'unica causa, un unico fattore. Dobbiamo cercare di disegnare un quadro molto più ampio e di vederlo tutto nel suo insieme. Frequency means energy. Frequenza significa energia. And Professor Spaggiari illicitly spoke this morning about the identity of energy and movement. Questa mattina il professor Spaggiari ha parlato proprio dell'identità che esiste tra energia e movimento. So there is not a difference between energies, there is a conversion between Non esistono differenze fra le forme di energia, esiste una convergenza. energies. And frequency and rhythm is another expression for the same thing. Ritmo è un altro modo di parlare della stessa cosa, frequenza o ritmo. If we, no matter at which level we look at it, Quindi da qualsiasi sia il livello a cui guardiamo, if we look at an atom being composed of quarks and gluons, for example, ok, un atomo per esempio che è composto da quarks e bioni, they will have an energy. avranno un'energia, They will have interaction. interagiranno. They will have approximate location, Avranno un posizionamento approssimativo. meaning it is a field, it is not solid, it's a field of energy. Perché dico approssimativo? Perché abbiamo di fronte parliamo di un campo di energia, quindi non è un'energia ferma, solida, è un campo energetico. Whether we look at several atoms, if we look at the so-called small atom force or the big atom force in between, then all of these properties are fields and interchange. Quindi parlavamo di diversi livelli, o un atomo o raggruppamenti di atomi, piccoli raggruppamenti, grandi raggruppamenti, in qualsiasi sia il livello a cui guardiamo, stiamo sempre parlando di diversi campi di interazione. If we look at a molecule, for example, it is also an interchange, and the molecules again has a different resonance than the single atom. Anche a livello di molecola, anche in questo caso, si tratta di un interscambio e quindi una molecola avrà una risonanza diversa rispetto a quella del singolo atomo. And the molecule itself is also under the so-called Brown molecular movement, depending on its heat, meaning in terms of its given energy from the outside. Ok, la molecola è sotto l'effetto di quello che chiamiamo il movimento molecolare marrone. Tutto dipende dal calore, cioè l'energia che riceve la molecola. So
We can go on, we can go on, we can go on. The body has its own rhythms in many different regions. Ok, potremmo continuare a parlare di questo all'infinito. Il corpo ha il suo proprio ritmo a seconda della regione del corpo su cui ci soffermiamo. We have the rhythm of the heart, we have our breathing rhythm. Abbiamo il ritmo cardiaco, il ritmo della respirazione. Both are very, very variable. E entrambi i ritmi, in questo caso, sono molto variabili. But we have a rather fixed rhythm in other places. Mentre in altri distretti del nostro corpo abbiamo dei ritmi molto più regolari. For example, in our liquid cerebral spinalis, we have a rhythm of about 14 per minute. Ok, sono dei ritmi anche più fissi. Per esempio, il liquido spinale ha un ritmo di 14 al minuto. Which is pretty close to our breathing rhythm in quiet. Che tra l'altro è molto simile al ritmo respiratorio in posizione di riposo. We have a rhythm within the day, the circadian rhythm of every day. Poi abbiamo il ritmo della giornata, quindi il ritmo circadiano. And the further on we go, we find more and more rhythms. E così via, ne potrei dare tanti altri esempi di altri ritmi. So, if we look at the clinical relevance of all of this. Allora, perché tutto questo è importante dal punto di vista clinico? And then we can compare that to a macroscopic level. Perché potremmo fare un confronto, un paragone più a livello macroscopico. For example, if you look at the body as a heat radiator. Proviamo ad esempio a guardare al corpo come se un'entità che irradia calore. I'm not so good in drawing, so. This is abbiate pazienza perché non sono bravissimo a disegnare. Approximation. If we look at the body as a heat radiator, we have about 100 watts being emitted. Allora, il corpo che emette calore, l'emissione è di circa 100 watt. How is it being radiated? In che modo avviene questa radiazione? Che forma prende questa radiazione? Le idee, suggerimenti, che forma prende questa? Bam, yes, but in which form exactly? Allora, qual è la forma, che forma ha esattamente questa? Frequency? Frequenza? Ultraviolet? 8 hertz? 6, 8 hertz? Yes, more, more exact. Quindi sì, calore, ma un po' più specifici. Yeah, the wavelength, exactly. Infrared. Infrarossi. Infrared. We have another frequency. You said that, I know, but. Infrarossi, sì, lo so che qualcuno in fondo l'aveva detto, ma volevo che ci arrivassero un po' tutti. Same phenomenon, two names for the same thing, which meaning it is at a non-visible spectrum of light. Quindi stiamo usando due nomi diversi per la stessa cosa, stiamo parlando di uno spettro di luce non visibile. You can look at the body as a magnet. Il corpo può anche essere visto come una calamita. Why? Perché dico questo? Because it uses dielectrical fields to, for example, transport information. Perché utilizza i campi dielettrici proprio per trasferire informazioni. We need a concentration difference, for example, over the inner mitochondrial membrane to produce ATP. Abbiamo bisogno di differenze di concentrazione a livello del mitocondrio proprio per produrre l'ATP. We use hydrogen ions to do that. Usiamo gli ioni di idrogeno per farlo. In fact, it has been proven that certain birds actually, with their eyes, have ferromagnets in their eyes. Ferromagnets. Ferromagnets. Ah, ok. È stato dimostrato, ad esempio, che alcuni uccelli
nei propri occhi hanno delle ferrocalamite. So they see the magnetic streams over the earth. Quindi vedono i flussi magnetici sopra la Terra, sulla So superficie della that's Terra. how they find their way southward and northward. Ed è questo il metodo che utilizzano per trovare la proven. direzione quando My vanno theory verso is proven. sud o verso nord. E non è una teoria, è qualcosa di assolutamente dimostrato. That's why we are messing with our antennas with their vision. Ecco perché con le nostre antenne stiamo sconvolgendo la loro capacità di orientarsi. The typical magnetism of the body, the typical magnetic strength, intensity, field intensity of magnetism in the body. Allora, il magnetismo tipico del nostro corpo, quindi la forza, l'intensità magnetica del nostro corpo, Is about 50 microtesla. è pari più o meno a 50 microtesla, che That's not much. non è tanto. So that means if we are near a transformer or near a power line outside there and live there is an influence on us. Questo significa che se noi viviamo, ci troviamo vicino a un trasformatore, a dei cavi elettrici, il nostro corpo è influenzato. If we look at the body in terms of being electric, Quindi se guardiamo all'aspetto elettrico del nostro corpo, yes, because almost all functions in the body are somewhat electric. e lo dico perché quasi tutte le funzioni del nostro corpo sono in qualche modo elettriche, Actually, a whole lot is about the transfer taken or receiving electrons. anzi, in realtà quasi tutte le funzioni del nostro corpo hanno a che fare con il trasferimento, quindi il dare o il ricevere elettroni. Or we look, Pierpaolo, you showed the idea Condensatore. condensatore. You showed the principle of that. Piero Paolo mi aveva fatto vedere il principio del condensatore, cos'è un condensatore. That's what our cell membrane is, nothing else. Questo è quello che fa esattamente cosa fanno le nostre membrane cellulari, niente di più, niente di meno. So by letting ions pass through that or not, we are working basically on like the principle of a computer. Quindi in pratica, stimolando l'ingresso o no degli ioni, in pratica noi lavoriamo esattamente come lavora un computer. Except that we're actually much smarter in our mechanisms than a computer is. L'unica eccezione è che noi siamo un po' più bravi, un po' più intelligenti nel come funzioniamo rispetto a quanto non sia un computer. If we look at optical frequencies, optical, Adesso parliamo invece di frequenze ottiche. there is one thing that we cannot see, but is there at all times. C'è una cosa che noi non vediamo, ma che in realtà è sempre lì presente, Biophotons. cioè i biofotoni. Biophotons transmit information between cells. I biofotoni trasmettono le informazioni fra cellule. There was an experiment done. Stato fatto un esperimento. Like a glass tank with a glass wall in between. Ok, è stata presa come una grossa panica di vetro, con all'interno una parete di vetro. So, Una grossa vasca. cells, different forms of experiments. I will tell you the basics about it. Ne sono stati fatti diversi di esperimenti, adesso vi dico quello diciamo più importante. Cells or organism here, and cells and organisms there. Allora, sono stati messi delle cellule o degli organismi da una parte e dall'altra. Questi They had certain properties. avevano delle determinate specifiche proprietà. After a while, Dopo they did too. un po', anche questi, dall'altra parte, gli organismi avevano esattamente le stesse proprietà. But if you would use either a polarizing
glass in between, or a complete shut off thing, divider. Però se al posto di quel muro di vetro fosse stato utilizzato un vetro polarizzante oppure un qualcosa che oscurava e bloccava completamente, that effect did not take place or took much, much longer to gradually take place. Questo effetto o non succedeva per nulla, o se succedeva, succedeva in un periodo di tempo molto più prolungato. So the moment these biophotons can be transduced and seen directly, the effect is much stronger and tissue communicates with each other. Quindi quando questi biofotoni riescono ad essere trasferiti, i tessuti iniziano a comunicare e quindi si ha questo effetto di interferenza. Prince Albert Pop tried to quantify how many biophoton actions there are within a second. Ok, Fritz Albert Pop ha cercato di quantificare, proprio di capire quante azioni dovute ai biofotoni si verificano nell'arco di un secondo. And he came to the impressive number of 42.5 million per second. E è arrivato alla cifra stratosferica di 42,5 milioni di azioni tra biofotoni al secondo. Per cell. Per ogni cellula. So per second we have to multiply that by 100 million, million, miliard, billion. Here we go. This times this, that's how many biophotons per second in the body. Ah, quindi nel nostro corpo in un secondo questo è il numero di biofotoni appunto al secondo nel nostro corpo. And you now understand why we call it the bioinformation field. E questo è il motivo, forse adesso vi è chiaro qual è il motivo per cui parliamo del bioinformation field. Parliamo di campo di bioinformazioni. And there's one property to throw this further, there's one property also that is not electric, that is not electromagnetic, that is different. E c'è un'altra proprietà che non è né elettrica né elettromagnetica, un'altra proprietà che è diversa. Called scalar waves. Si chiama scalar waves, onda or scalare. Or so-called longitudinal waves. O anche detta onda longitudinale. And this is actually something that the, I shouldn't say the universe, I should say the universe, but whatever, nature uses a lot. Allora, questa è una caratteristica che l'universo, forse non dovrei usare la parola universo, forse sì, diciamo la natura, è un qualcosa che la natura utilizza tantissimo. But we don't really register, or we don't really notice it. Che però è qualcosa che noi non registriamo, perlomeno non notiamo. You know the difference between a direct current and an alternating current, AC and DC, non-music, AC, DC, Allora, sapete la differenza che esiste tra la corrente dark, la cosiddetta AC, e la corrente alternata, DC, AC e DC, che non sono da confondere con il gruppo gli AC-DC. Sapete qual è la differenza tra questi due tipi di corrente? So, DC sends out power from the negatively charged electron surplus and then finally arriving at the positive, which is a lack of electrons. Which is a lack of electrons. Ok. Allora, la DC manda elettricità, energia, dalla carica di elettroni negativi fino a quella senza carica, ovvero positivi. Alternating current does something else. La corrente alternata, quindi AC, AC,
fa una cosa diversa. It uses the electrical connection of the two poles. Okay, utilizza i collegamenti elettrici dei due poli. And just shakes it back and forth. E gli scuote avanti e indietro, avanti e indietro. So, this loses its power after a while because of the friction of being transduced to copper, to distance, cold, warm, whatever. So it's being reduced. Quindi, questo riperde parte della sua energia proprio perché viene trasdotta, viene trasferita al rame o comunque altrove e quindi perde energia. For this one you need superpowers, but it works pretty far away also. Quindi hai bisogno di una super energia perché questo funzioni, però funziona anche a lunghissime distanze. Who invented this? E chi l'ha inventato questo? Yes, Tesla. Tesla. Did he like it? Gli è piaciuta? Did he like it? Gli è piaciuta questa invenzione o questo tipo di energia? He said no, because it's unhealthy. No, ha detto non mi piace. Perché? Perché it's non not fa by bene. Nature. Perché qualcosa it was an idea. Che è troppo diverso dalla natura. Era solo un'idea che mi è venuta, ma non è quella che voglio. But Westinghouse loved it and he knew he was going to make a lot of money with it, so they took it. Ma Westinghouse invece se ne è innamorato e soprattutto ha capito che avrebbe potuto farci un sacco di soldi e quindi se ne è appropriato. This is much more natural. Questa invece è qualcosa di molto più naturale. Why am I saying this? E perché? We're talking about scalar waves. Stiamo parlando, ricordatevelo, delle onde scalari. Scalar waves have the property of actually being a so-called standing wave. Permanently connecting two points. Ok, queste onde scalari hanno una proprietà particolare, cioè sono delle onde costanti e sempre presenti che uniscono permanentemente due punti. There is one wave going there, and there is also the wave coming back, connecting the two points. Quindi questi due punti sono collegati perché c'è una onda di andata e poi l'onda di ritorno che collega, entrambi collegano i due punti in maniera scale. Permanente, scalare. You recognize this form? La riconoscete questa forma? Il DNA. This is the form of the DNA, which is an antenna. Quindi è esattamente la forma che abbiamo nel DNA, che è un po' come un'antenna sul campo più ampio, che nel secolo precedente era chiamato etere. Tutto l'universo è un campo, non è un qualcosa di vuoto. You know many people who you think their head is empty, but it's not. There's something there. Sono sicuro che conoscete un sacco di persone che pensate abbiano la testa totalmente vuota. No, non è così. Comunque sia c'è qualcosa dentro le loro capoce. Just because you see, don't see something doesn't mean there is nothing. Il fatto che voi non vediate qualcosa non significa che non esista nulla, non ci sia nulla. Okay, but that excursion here would be like 8 hours, so we're not going to. Però diciamo, se entrassimo in questa discussione ci vorrebbero altre 8 ore, quindi non possiamo farlo adesso. Ma mi piacerebbe da morire poterlo fare. So, to understand how the S-drive works, let's talk about the last point once more, is called resonance. Ok, allora per capire come funziona l'S-Drive torniamo a parlare dell'ultimo punto che citavo prima, ovvero la risonanza. So, person A says something. Allora diciamo che il tizio A, la persona A, dice qualcosa. Person A, I like you very much. Ad esempio dice, mi piace un sacco. Version 2, you are an asshole. Allora, la prima versione era tu mi piace un sacco, la seconda versione è it's just information.
Sei uno stupido. Stiamo dando informazioni. Number three. You dropped your wallet. Terza informazione, ti è caduto il portafoglio. It's just information. Ancora una volta, un'informazione, viene passata un'informazione. So what happens? Ma che succede? Person A says that. Person B hears the information, hears the property of the field of what's being emitted. Quindi la persona A pronuncia queste frasi, la persona B ascolta queste frasi, quindi ascolta le proprietà del campo contenuto nelle informazioni trasmesse. I like you very much. And person B goes, Allora, mi piace un sacco, a quel punto la persona B è tutto contento. But wait, there's many different persons B. So maybe the person goes, aha, what does the guy want from me? What is his intention saying that? Però di persone B ne possono esistere di tanti tipi diversi, quindi alla frase mi piace un sacco, la persona B potrebbe rispondere, ah, e che cosa vuoi da me? Quali sono le tue aspettative? Is he going to ask for money? Vuole dei soldi? Dice questo perché vuole dei soldi da me? Trying to sweet talk? Oppure mi vuole portare fuori a cena? Resonance. Risonanza. You are an asshole. Well, maybe person B will just use the fist as a response, maybe. Allora, sei uno stronzo, dice la persona B, e la persona A, la B può pensare o reagire, per esempio, dando un pugno. Or explode verbally. Oh, Oppure la persona B può rispondere così, esplodere verbalmente, mettersi a urlare. But that greatly also depends on whether that person B actually feels like an asshole. Ma la reazione dipenderà tanto anche dal fatto che effettivamente la persona B si senta lui stesso uno stronzo. The German saying to that is the dog that feels targeted starts to bark. In tedesco abbiamo un modo di dire che significa più o meno che il cane comincia ad abbaiare se si sente oggetto di un attacco. Because if person B has a white vest and says, well, sorry, I'm not an asshole, he'll just laugh and maybe not even react. Perché se la persona B è tranquillo e sereno e ha una grande opinione di se stesso, di fronte alla frase sei uno stronzo, magari semplicemente si fa una risata e se ne va. È Resonance. questione di risonanza. And the same is true with the information you dropped your wallet. Stessa cosa con l'ultima frase, cioè ti è caduto il portafoglio. Adrenaline, noradrenaline, dopamine. Oh, oh, back, where? Okay, one possibility. Perché ci può essere, Forget the hormones. sì, va bene, dopamina, adrenalina, noradrenalina, quindi mi agito tutto, comincio a cercare, dove è finito, dov'è, dove l'ho lasciato? Or, you must meet someone else. I don't have a wallet belong to them, so it doesn't Oppure un matter. altro potrebbe reagire, bah, sarà il portafoglio di qualcun altro, perché il mio l'avevo lasciato in camera oggi, quindi non reagisco. Or, oh, good looking woman, I might start talking to her. Wallet is a good excuse. Oppure può pensare, ah, questa è carina, mi sta dicendo queste cose, magari è solo una scusa per iniziare la conversazione, ci provo. Do you now see the power of asking someone instead of speculating on a possible answer? Quindi capite qual è l'importanza di fare una nuova domanda quando qualcuno ci fa oggetto di una frase, di un'osservazione, perché invece che iniziare a speculare su il significato vero di quello che è stato detto. So, the same is true if you look at the phenomenon of electromagnetic fields and electrosmog. Ok, la stessa cosa vale per i fenomeni legati ai campi elettromagnetici. So, here's your apartment. Allora, facciamo finta che questo è il vostro appartamento.
and you have defined for yourself that you're sensitive to fields and electromagnetism. Avete deciso che, per esempio, voi siete sensibili ai campi e all'elettromagnetismo. So, for a lot of money, you can start shielding your apartment. Allora, se avete questa preoccupazione, potete anche spendere un sacco di soldi per provare a schermare il vostro appartamento. Fortify your windows with metal mesh, for example. Per esempio, rafforzando le finestre con le reti metalliche. Paint your walls with a certain paint that supposedly absorbs electromagnetic radiation. Per esempio, tinteggiare le pareti con quelle tinture particolari che si dice assorbono l'elettromagnetismo. Super, super ground your electricity so it's behaving better. Per esempio, super interrare i cavi in modo tale che emettano meno elettromagnetismo. Use certain devices to emit good vibes and good vibrations. Good fields. Oppure utilizzare tutta una serie di dispositivi che emettono le vibrazioni giuste e che quindi vi proteggono. And much more. E tante altre cose, sempre per un sacco di soldi. Alternatively, wear the aluminum hat, as we talk about every day. Aluminum hat. Ok, oppure indossare il casco di alluminio. American is aluminum, English is aluminium. Sì, perché si dice in due modi diversi in americano e inglese. Everything of that is okay, that's fine. And if you use devices to harmonize the field, perfect, fine. Allora, va benissimo, tutte queste cose che ho elencato funzionano, si possono utilizzare anche se utilizzate dei dispositivi per armonizzare i campi all'interno del vostro appartamento, va bene. But the idea behind the whole thing actually is not to fight back. Però l'idea in realtà non è tanto quella di cercare di contrastare. Everyone tries to get you into a fight because at the moment you give persons a fight, you give them energy. Cioè non bisogna cercare di dare lottare contro. Nella vita di ogni giorno molte persone ci vogliono stimolare e indurre ad uno scontro, perché lo scontro non è altro che un trasferimento di energia. It's like you say, oh, that person doesn't matter to me, but you think from morning to evening about that person all the time and tell everyone, oh, that person, that's bullshit. You give energy to the situation. Allora, spesso volentieri noi stessi diciamo, ah, non me ne frega niente di quella persona. In realtà poi passate tutta la giornata, dalla mattina fino alla sera, a dire a tante altre persone, ah, oh, non me ne frega niente di quella persona, non me ne frega niente di quella persona. In realtà non state facendo altro per tutta la giornata di trasferire energia parlando di quella persona. So the key is to fortify yourself and synchronize with yourself, and then there is no resonance anymore. Il punto sarebbe quello di fortificarci, sincronizzarci con noi stessi in modo tale che non ci sia più alcuna risonanza. That's the difference. E questa è la differenza. Okay. So, that's why in the protocol, the report, it shows how to fortify yourself. Ecco perché nel report abbiamo indicazioni precise di cosa fare proprio per rafforzare noi stessi. And the S-Drive asks a system, what do you need? Okay. L'S-Drive non fa altro che chiedere al nostro sistema di che cosa hai bisogno. You've just heard the fantastic lecture on the different minerals and the different minerals and non-minerals that were featured before. Questa mattina abbiamo ascoltato tutti la appassionante presentazione sui diversi minerali, sui non minerali, molto interessante. So why don't we just give everyone every one of them, just in case it's needed? Allora, uno potrebbe dirsi, ma perché non diamo a tutti, a chiunque, a prescindere da chi sia,
tutti quanti questi minerali. Okay, might be expensive, but anyhow, you know, bam, 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 here we go, here we go. Ovviamente potrebbe essere molto costoso, però potrebbe essere efficace a tutti i minerali. So just, you know, shoot at all instances, someone will hit someone. Ok, spari, prima o poi becchi qualcuno. Well, it's a little bit like saying, what do the people need and what are they composed of? Praticamente è un po' come chiedere di che cosa hanno bisogno le persone, di che cosa sono composte le persone. Take it away from the body and let's transfer that into everyday life. Allora, dimentichiamoci per un attimo il corpo e trasferiamo questo concetto alla nostra vita quotidiana. Why is that town, society, group of people not doing well? Perché le città, le società, i gruppi di persone non funzionano poi così bene? So, money is everywhere, so we have to give money. La risposta che verrebbe immediata è soldi. I soldi servono a tutti, beh, allora perché non diamo a tutti un sacco di soldi? Bingo. All right. So, then we look, bricks are everywhere in the wall, bricks. Oh, we need bricks, definitely. We have to give them bricks. Ok, va bene, abbiamo fatto bingo. Poi che altro? Ah, mattoni, sì, è vero, ci sono mattoni dappertutto. Allora perché non diamo a tutti un sacco di mattoni? Much better, they have enough bricks now. Beh, adesso li abbiamo dati, ne hanno a sufficienza. Oh, electrocables. Everywhere electrocables. I see here, electrocables. E anche cavi elettrici. Thank God we got that. Benissimo, per fortuna ce le hanno dato, ce le abbiamo. I heard last week I heard two lectures on the importance of electrocables. You just cannot do without them. Electrocables. Ah, quindi la scorsa settimana ho assistito a una presentazione proprio su questi electrocables. Apparentemente non si può vivere senza. Sugar. Manuela, sugar. Zucchero. Sugar everywhere. Every household has sugar. Sugar, we need sugar. Zucchero, cioè in tutte le famiglie abbiamo bisogno di zucchero. Tutto. Oh. Good. Better. That's holistic. Very holistic. Bene, questo è un approccio very olistico, holistic. Molto molto olistico. Oh, paper clips. Oh, almost forgot. Paper clips. Ah, mi sono dimenticato. Can't work without them. No productivity. No office. Paper clips. Le graffatrici. Non si può vivere senza. Diventiamo molto più produttivi con le graffette. I think you got the idea. Let's transfer that back to the body. Just giving a lot doesn't mean that you cause a lot. Just giving something doesn't mean you actually help. Quindi se trasferiamo questo concetto, ho scherzato, ma forse vi è chiaro, se torniamo all'idea del nostro corpo, non è che dare delle cose è sempre la risposta giusta e serve. So just think about, you're coming home now, and your whole living room is full of bricks, and your whole kitchen is full of paper clips, and they loaded a whole dump of electrocables into the garden, and they put some money on the bank. That's pretty cool, okay? That's okay. Yeah, but you'll see, like, not really my, you know, that's not feeling good. Allora, pensate un po' se adesso tornate a casa, vi trovate il soggiorno pieno di graffette, la cucina piena di mattoni, il sotto il letto un sacco di soldi, beh, insomma, quello forse ci farà un pensierino. Vi hanno riempito il giardino di cavi, non è che adesso la vostra vita è davvero migliore. So there's one thing that my wife taught me. Mia moglie mi ha insegnato una cosa. I'm a little bit much of a thinker, as you might have noticed. So. Diciamo, sono una di quelle persone che pensa un bel po'. She says, don't think for the other person. Don't try to think for them. Ask them what they want. E mia moglie invece mi ha insegnato, non provare a pensare, non cercare di immaginarti sempre che cosa vogliono gli altri. Chiediglielo.
a sentence and a thought that I'm actually very thankful for. Questo è stato un suggerimento, un pensiero che mia moglie ha condiviso con me e di cui le sono molto molto grato. But still not have completely mastered. Anche se non sono riuscito ad applicarlo alla lettera. The big challenge for boys is to speak a lot. Okay. Diciamo che è una sfida per noi maschietti, parlare, chiedere. Ask what a person needs. Ask where they stand. Ask what they desire. Ask what they miss. Cioè chiedere, fare le domande alle persone, chiedere come stanno, di cosa hanno bisogno, che cosa aspirano, quali sono i desideri. And this can be transferred to a molecular level. Tutto questo può essere trasferito anche a livello molecolare. If you take, what is the heart of a computer? Allora, qual è il cuore di un computer? IC, yeah? Integrated circuit. Il circuito integrato. Processor. Right? Il circuito integrato è il processore. Okay. So, and that's composed of silicium. Silicio. Sì, sì, è fatto silicio. Di silicio. What is the element in the period of elements? What is the element that's above silicio? Nella tavola degli elementi, qual è l'elemento sopra il silicio? Stesso gruppo, ma un gradino più su. Sopra il silicio? Yes. Carbon. Carbonio. The basic for organic material. Il carbonio è proprio la base di tutti Perfect. I materiali organici. Right. So, we consider silicio halide, a half transducer, meaning it has different alternating properties of a transducer and a non-transducer. Ok, noi il silicio lo chiamiamo l'alfa trasduttore, cioè alcune proprietà dei trasduttori e non altre. Which is the connection to your film this morning again about different potentials and different information processing. Che ci riporta al video che avevamo visto questa mattina, quelle diverse proprietà di trasferimento. Carbon has these properties partially too. Anche il carbonio ha in parte proprio queste proprietà. So information plays a big role in our body. Questo significa che nel nostro corpo le informazioni hanno un ruolo molto molto importante. Now, taking the report as our ask what the person wants. Allora, il nostro report va utilizzato proprio in questo modo, come porre una domanda alla persona che abbiamo di fronte, cioè di che cosa hai bisogno. An intelligent system asks an intelligent system to give an intelligent answer. Praticamente abbiamo un sistema intelligente che chiede a una persona intelligente, a un altro sistema intelligente, che per ottenere una risposta intelligente. Just to give you an example, I'm asking you how do you feel, and you respond, I feel well. And then I ask you, then I ask you again, how do you feel, and then you'll respond, I told you I'm feeling well. Ok, è un po' come se io ti chiedessi, come stai? Tu mi rispondi, sto bene. E io ti chiedo di nuovo, come stai? E tu mi rispondi, ti ho detto che sto bene. Intelligent means you don't respond the same way twice. Cosa significa intelligente? Intelligente significa che non mi rispondi esattamente la stessa cosa due volte di fila. So apparently I'm too stupid to understand the first answer, so you need to reformulate, so my stupidity actually... In pratica alla fine sono io quello stupido che ho fatto due volte la stessa domanda e tu devi reagire in maniera intelligente alla mia stupidità rispondendomi la seconda volta in maniera leggermente diversa. Ok, so that's intelligent. Questo significa essere intelligente. If a person is ill, is sick, chronically, acute, whatever. Se una persona è malata, sta male, o in maniera cronica o in maniera in acuto, You will be surprised at some of the answers that you get. Potreste essere davvero sorpresi da alcune delle risposte che ottenete.
My wife and I, we've been to a Spanish island recently. Mia moglie e io siamo stati recentemente su un'isola spagnola. And there was a big fire, and we helped to bandage the burn wounds and to help organize things and etc. with the people that were. E purtroppo su quest'isola era scoppiato un tremendo incendio e mia moglie ed io abbiamo così aiutato, dato una mano a trattare le ustioni, a organizzare tutte le operazioni. And so we to one place they actually lost several houses and a little school. And she said we have to go there and look after them, and so we drove there. C'era un piccolo villaggio su quest'isola dove purtroppo sono andate perse diverse abitazioni, case, perfino una piccola scuola, quindi mia moglie mi ha detto dobbiamo andare, dare una mano, cercare di, appunto, di aiutarli. And so the question was, what do you need? What do you need most? Okay? Mm-hmm. Because they have just devastation everywhere. Quindi dovevamo guidare con la nostra macchina, andare lì. E la domanda era, bene, di che cosa avranno bisogno? Quali saranno le necessità più impellenti? And the answer was, we want plants, fresh plants. La risposta a di che cosa hanno bisogno è stata piante. Abbiamo bisogno di piante fresche, nuove. It's like, you want plants? Ci siamo, piante? Avete bisogno di piante? And they said, yes, so at least something is living. E la risposta è stata, sì, vogliamo piante perché perlomeno c'è qualcosa di vivo. And that's how we realized how far in shock they were. They have not even realized that their home is gone. E questo ci ha fatto rendere conto veramente di quanto fossero stati scioccati da questo evento. Non si erano nemmeno resi conto che avevano perso le proprie case. But that helped them. That helped them. Però questa cosa li aveva davvero aiutati. And my wife did bring plants. E in effetti mia moglie decise di portar loro delle piante. It didn't make sense for us, but it made sense for them. Perché il portare piante magari non aveva gran significato per noi, ma invece aveva un grande significato per loro. She asked them, and she got an intelligent answer. Il punto qual è? Che mia moglie aveva fatto loro la domanda di che cosa avete bisogno e aveva ricevuto una risposta intelligente. Now let's transfer that to the report. If we look at the different pages of the report, the findings of the Estron, you will have categories which show you certain results. Allora, riportiamo tutto questo all'esempio dell'S-Drive. L'S-Drive vi darà alla fine un report composto di diverse pagine con una serie di informazioni divise per categoria. For example, if we look at the page with minerals, let's say copper shows. Allora, andiamo alla pagina minerali, giusto per fare un esempio, e viene fuori un bisogno di rame. Now, the system helps you to work holistic. That's why it has so much knowledge under the hood. It helps you to work holistic, even if you have no education in holistic medicine. Il report, il sistema, vi aiuterà a agire, lavorare in maniera olistica, anche se non avete nessuna formazione o comunque nessuna grande conoscenza della medicina olistica. Il sistema, grazie alle grande quantità di informazioni e di conoscenza che ha, vi aiuta a lavorare in maniera olistica. In fact, sometimes the mind cannot comprehend or connect or combine why that result is there. Magari a livello razionale a volte non riusciamo a capire, a mettere insieme, cioè a farci un'idea chiara del perché siano emessi quei risultati. Because, for example, the patient would say, wait, I'm taking copper every day, the result is wrong. Perché magari il paziente vi dice, no, io assumo tutti i giorni degli integratori di rame, quindi il report è sbagliato, non ho bisogno di rame. Ok, maybe, but who knows whether it actually reaches its destination ever? Sì, è vero, magari il paziente assume il rame, ma la domanda è, arriva a destinazione? If you take certain combinations like copper orotate or copper histidine, then that has a big bioavailability. Super.
could take it up well. If it's just cheap copper, so to say, in a cheap way, it might not be uptaken. Per esempio, esistono alcune associazioni, quindi rame ed altre sostanze, istadine per esempio, ecco, lì in questo caso si crea un'ottima biodisponibilità e effettivamente il corpo ne beneficia. Ma se si assumono integratori, diciamo così, un po' economici alla buona di rame, è possibile che non raggiungano la destinazione. If you have a leaky gut syndrome and a totally irritated intestinal wall, you have big problems in an uptake, so it might not ever reach the body. Per esempio, se abbiamo le pareti intestinali irritate o la cosiddetta gut leak syndrome, è possibile che questi integratori di rame non arrivino, non vengano assorbiti. You heard this morning that, for example, the superoxide dismutase is actually composed of copper. Superoxidismutase è fatto di rame, composto di rame, l'abbiamo sentito stamattina. E questo produce H2O2 che ci difende dai parassiti. Ed è coinvolto anche nei processi di rilascio dei radicali liberi. Però someone is in a fight with parasites and just really needs that right now. Quindi un soggetto che sta lottando contro i parassiti ha davvero bisogno di questo. Or someone has a high histamine level, maybe due to leaky gut syndrome, so doesn't uptake it and also uses away by building more D-amine oxidase. Allora, quindi per esempio un soggetto che ha appunto il problema a livello di pareti intestinali irritate può non assumerne abbastanza e quindi in questo caso potrebbe beneficiarne tantissimo proprio perché si ha questa D-amine ossidasi. Yes, one of the two enzymes that decompose histamine together with the HMT. We're not going to get into this. But this needs copper, for example. And if that is being used away, then we have a deficit. Mm-hmm. Ok, tutte queste enzimi hanno bisogno del rame e quindi potrebbe succedere che il rame che viene assunto viene, per così dire, disperso in troppi rivoli. So, that's a big, copper is a big subject, a modern subject. Mm-hmm. Okay, a lot of people have a copper deficiency, mm-hmm. And try to look at that maybe and take it serious if it's in a report and just try to supplement some, okay? Because it will really do the people well. They will have less pressure inside, less metabolic stress, etc. Mm-hmm. Allora, rame è un bel argomento. Vi invito, se dovesse emergere dal report una deficienza di rame, vi invito veramente a prestare tanta attenzione perché abbiamo visto tanti soggetti con importanti deficienze di rame. L'assunzione di rame può ridurre la pressione, può aiutare la gestione dello stress metabolico. Iron. Maybe your blood report says you have an iron deficiency. Parliamo di ferro. Magari gli esami del sangue dicono che un soggetto ha carenze di ferro. But the S-drive says no. Ma ad esempio invece l'S-drive dice no, non è vero, non ci sono carenze di ferro. Now what? Allora che fate a quel punto? Yes. Yes. Deficiency. You have a depletion in her laboratory. No, just her blood tests say she has iron deficiency, but the DS drive does not confirm it. Okay, so perfect example. Thank you so much. Good job. Esempio perfetto, la signora che ha. Allora, la signora si merita un dolce. No, let me try. Cioè, la signora si merita un doppio dolce stasera perché ha dato proprio lo stesso esempio. Cioè, gli esami del sangue danno una carenza di ferro, ma l'S-drive no. Now, if we look at your And copper was also very low. Copper is low,
Ma quello è un'altra storia. Ha a che fare col suo intestino, ma ne parliamo dopo. Ok, so, look at her face. Guardiamo nel viso questa signora. Does she make the impression of a massive iron depletion? No. Vi dà l'impressione di essere una persona a cui manca il ferro? I mean, I'm not speaking about a tan. A tan is something else, it's melanin. Mm-hmm. But she is not, definitely not anemic, is she? Ok, non parliamo della abbronzatura a parte, perché l'abbronzatura non c'entra niente, è melatonina. Right. Comunque sia, non dà l'impressione di essere una persona anemica. So, the corresponding idea is to ask the person, is also look at the person, instead of looking at a value, look at the person. Quindi parlavamo prima di chiedere, fare domande, un po' significa anche guardare, guardiamo la persona in faccia, anziché guardare solo i valori. Le dica se provo a fare così una diagnosi, a tentare una diagnosi di fronte a tutti. Your issue is that you've been having a weakness in your liver and intestinal system for a long time. Secondo me lei ha avuto delle debolezze a livello intestinale e del fegato per un periodo di tempo prolungato. Because of inner tension and of inner stress. Questo per tensione e stress interiori. And so you actually have a deficiency of B12 because the energy of the liver also affects the stomach. So the intrinsic factor is not properly produced. So therefore that all is down. You don't have an iron deficiency. You have an issue in B12 to properly construct hemoglobin and the erythrocytes, etc., etc. But that's all just, that's a side story. Allora, secondo me, lei ha innanzitutto una carenza di B12, perché la carenza di B12 a livello so you need to strengthen your, yes, stomaco exactly. E il fegato ha difficoltà a produrre eritrociti ed emoglobina. So tutto dipende dalla carenza di B12. You need to strengthen your liver energy. And you need to be nice to yourself. Deve rafforzare l'energia a livello di fegato, ma soprattutto deve essere gentile con se stessa. And don't give yourself grades every day. Senza darsi voti ogni giorno. From the heart, not criticism. Okay? So, perfect example. Ask the person and look and connect the points. Quindi, questo è stato l'esempio perfetto. Dobbiamo fare domande, dobbiamo guardare, trovare tutti i punti e collegarli uno con l'altro. Many would have sent her a truckload of bricks and paperclips. Altri medici le avrebbero mandato camionate di graffette e di mattoncini. In fact, she could have licked the paperclips and get a little bit of iron out. Anzi, se li fosse un po' ciucciate le graffette, magari avrebbe anche ottenuto un po' di ferro. And our colleague this morning, I'm sorry, I'm so bad with names. Our colleague this morning about the minerals also was talking about the connection of iron, calcium, the bones, and the first chakra. Chiedo scusa perché non mi ricordo il nome del collega, bravissimo, questa mattina parlava di minerali, parlava anche dei collegamenti che ci sono fra il ferro e il calcio, quindi a livello osseo. So iron is also about fire in life as a foundation. Il ferro è un po' come il fuoco della vita, crea le fondamenta. So if iron comes up in the report as indicated for supplementation, there can be many causes for that. Allora, se nel report viene fuori una carenza, un deficit di ferro, può essere un campanello perché può significare che ci sono diverse problematicità. Even if the laboratory says that the iron is okay, actually. Anche, lo ripeto, se invece gli esami del sangue ci dicono che i livelli di ferro sono buoni. Per esempio, la carenza di ferro, secondo il report, può essere dovuta a un attacco virale, parasites. Presenza di parassiti, emoglobina. Or we have another issue maybe that we've totally forgotten about,
The iron might be okay, but what about the ferritin? Ok, magari c'è un'altra cosa di cui spesso ci dimentichiamo, che va bene, il ferro va bene, il problema sta nella ferritina. Which is our depot for iron, or the transferrin, which is the enzyme transporting it. Oppure, allora, la ferritina che agisce un po' come il deposito di ferro, oppure la transferrina che agisce come il trasportatore del ferro. What about the albumin and where most of this stuff is stuck in the blood? How about the albumin? Is the liver okay? Does it produce enough albumin to actually payload that Molto spesso succede che nel nostro sangue determinati elementi si bloccano, si fermano. Per esempio, che succede all'albumina? Il nostro fegato funziona bene, produce abbastanza albumina? Albumin is like wool that you put in a bowl, you know what I mean? Albumina, yes, in the bowl. And you can stick a whole lot of stuff in there and then it's being transported off. L'albumina è un po' come un gomitolo di lana, ci puoi appiccicare su un sacco di roba e l'albumina la trasporta tutta questa cosa che You need Fe2 plus in certain places and you need Fe3 plus in certain places in order to work. If it's the wrong charge, that doesn't work either. So what about the electrons? Abbiamo bisogno per determinate cose il ferro più 2, in altre circostanze ferro più 3. Quindi se usiamo gli elettroni sbagliati, magari non funziona. You understand that it's not only about right, wrong, yes, no, but think behind the scenes and make the connection. Quindi non si tratta di trovare la risposta sì, no, giusto, sbagliato. Bisogna veramente collegare tutti i punti e capire quali sono i collegamenti. So, and if the S-Drive says, I would like to have, it's a pretty good idea to follow the talk. Quindi se l'S-Drive vi dice questa persona vorrebbe avere questo, ascoltatelo. Now let's say you're a militant vegan and eat loads of green and vegetables every day, which is a perfect fine, it's no criticism, it's just that personal choice. If you are, fine. Allora, diciamo che voi siete dei vegani convintissimi, nessun giudizio. Ovviamente ognuno ha le sue idee, va benissimo. Comunque, siete dei vegani convinti e mangiate tutti i giorni tantissima verdura. And suddenly there's the report says you have deficiency in amino acids. E il report dice che vi mancano degli aminoacidi. Then you say, well, I can't be, I eat so super, so super. And I've read so much about it, and I just know so much about it. That just can't be. Voi risponderete, non è possibile. Io mi sono documentato, ho letto un sacco di cose, mangio super, stra, mega, bene, impossibile che mi manchino gli aminoacidi. But remember, you asked an intelligent system, so there is a cause why you get that answer. Però ricordatevi che la domanda voi l'avete fatta a un sistema intelligente, quindi se vi dà una determinata risposta ci sarà un motivo. For example, if lysine shows up, what could be the cause? Per esempio, quindi, se viene fuori la lisina, qual è la causa di questa risposta? Probabilmente la risposta non è quello che mangiate. La lisina viene utilizzata come una forma di difesa contro i virus. And lysine is used to decompose certain tissues to repair them. E viene anche utilizzata per decomporre determinati tessuti per ripararli. For example, methionine shows up. Oppure, c'è un altro esempio, nel report viene fuori la metionina. Sì. Well, there's many causes why that can happen. Ma possono essere tante le ragioni per cui viene fuori la metionina. For example, methionine is a very potent and important methyl group donor. It gives methyl groups. Okay. Per esempio, la metionina
un donatore molto potente, molto importante di metalli, quindi regala, da... Ah, scusate, di metilli. To turn DNA epigenetically on or off, or transfer for non-transfer, for example. Quindi, per esempio, accende e spegne il DNA e si occupa del trasferimento. To toxify or detoxify a certain molecule. Quindi per tossificare o detossificare determinate molecole. Especially in conjunction with glutathione. Questo in collaborazione col glutatione. By the way, just for your information, orally you cannot give glutathione. Ah. It's being sold, but it does not properly work. Tra parentesi, giusto a livello informativo, sappiate che il glutatione non può essere somministrato per via orale. Viene venduto, Sublinguale, yes, is better. ma no, Yes, sublinguale può I'm saying meglio. in tablets. Tablets don't Però work. l'ho visto anche sotto forma di compresse e non funziona. Exactly. So, sublingual, yes, because you bypass the digestion. Sì, sublinguale va bene perché si supera, si bypassa la digestione. Or you use what's called an S-acetylglutathione, which Oppure is si può utilizare l'S-acetilglutatione, SAG, which is an chiamato, invention of a friend of mine many si decades ago. chiama SAG, che tra l'altro è stato inventato da un mio amico diversi anni fa. That's another oral form. So, but what do we do to increase our intercellular glutathione? It's actually very easy. Allora, cosa possiamo fare per aumentare il glutatione intracellulare? Molto facile. So, we use the sublingual version. O Yeah. utilizziamo la versione sublinguale, I think cell food has one form sublingual. che Yes. è la cell food ha una Yeah. forma di glutatione sublinguale. And you use something cheap also together with it. E dobbiamo combinarlo con una cosa che costa niente. We use acetylcysteine Acetylcysteina. as a expectorants against thrombin, yeah? Because it is a cysteine, it donates cysteine to build glutathione. Perché la CC fornisce la cisteina che serve ad accumulare il glutatione. So that combination, sublingual, plus that here, bam, Quindi questo off abbinamento, we go. In intercellular party, okay? il glutatione Yeah. sublinguale e la CC, fantastico, create una vera e propria festa cellulare nel vostro corpo. So let's say tryptophan shows up. Vediamo invece se viene fuori il triptofano. Again, this is one of the candidates. If there's a leaky gut syndrome, it's hard to take up tryptophan. Allora, se avete un problema a livello di intestino irritabile, è difficile riuscire ad accumulare ed assumere il triptofano. So we cannot properly build Questo significa che il soggetto avrà difficoltà a formare la melatonina, anche la serotonina, cioè l'ormone della felicità, e tutta una serie di altre cose. Ok, quindi se abbiamo livelli di triptofano bassi, significa che avremo depressione, difficoltà a dormire, cattivo umore. Avremo qualcuno che è facilmente irritabile da altre persone. So, the idea is to give amino acids in a form that are bioavailable, that are easily Ok, quindi bisogna fornire degli aminoacidi in forme che possono essere assorbite molto facilmente. obtainable. Another example would be if you look at parasites, now parasites come up, for example, viruses. Quindi vediamo se viene fuori altro esempio, i parassiti, per esempio virus. For example, one virus that is very, very common and which I encounter a lot in our daily work is the Epstein-Barr virus, Ok, infectious mononucleosis.
Un virus che capita di trovare spessissimo nella mia pratica clinica è questo Epstein-Barr. EBV, cioè il virus della mononucleosi. And for example, in laboratory, often it is very hard to detect that. Cosa che è difficile a volte riscontrare con gli esami di laboratorio. In fact, the most reliable version to detect it in laboratory is through a specific saliva E test, not blood saliva. in effetti il modo migliore per identificarlo con gli esami di laboratorio è fare l'esame della saliva, quindi non un esame del sangue, ma l'esame della saliva. So, even though you can't start to detect some the report might say we have a virus issue and the blood result will come up with anything. Quindi è difficile da riscontrare, può essere difficile, ma magari il test, il report dell'S-Drive dice c'è un problema di virus e gli esami di laboratorio non riescono a evidenziare l'EBV. So sometimes certain things are covered up like under the radar. You can't really see it, but the body actually gives the response, yes, there is something. Quindi a volte ci sono alcune cose che è difficile identificare con i normali esami, ma il corpo sta reagendo e dà questi segnali di malessere. The same is true if it detects toxin. Stessa cosa succede con le tossine. Nel report viene fuori un problema di tossine. So, you do a blood test and you do a so-called provocative test using chelation substance to forcefully get heavy metals out of the body, for example. Quindi per esempio fate degli esami e fate anche quelli che noi chiamiamo degli test provocativi, che servono proprio a far espellere dal corpo i metalli pesanti. Who says, even if the result is negative, nothing can be detected? Who says that other compartments might not greatly suffer from Allora, anche se gli esami danno un esito negativo, chi può dire che non ci siano delle aree, delle regioni del nostro corpo invece che stanno soffrendo proprio a causa delle tossine? Ok, per esempio ci sono alcuni tessuti lipofilici che possono avere del metilmercurio e quindi, siccome non entra nel flusso ematico, non si deposita nel flusso ematico, i test, gli esami del sangue non lo evidenziano proprio per questa caratteristica, proprio perché è lipofilico. And just like you said, with iron, maybe the report shows that there's a deficiency for B6, and B6 would be one of the factors to rebuild blood cells. Okay, so vitamins show B6. Quindi, per esempio, con il caso, come diceva la signora prima, il caso del ferro, può essere che ci sia una carenza, una deficienza di B6, e B6 è un fattore importante per la ricostruzione cellulare. But that answer might not be to your hemoglobin deficiency or low blood erythrocyte count. It might be the answer to high histamine levels in your blood. Allora, per esempio, nel suo caso, la risposta può non essere legata a bassi livelli di emoglobina o bassi livelli di eritrociti, ma può essere dovuta invece ad alti livelli di istamina. So we both will do a test shortly. Magari possiamo fare un If test, you allow me, se vuole. you take your underarm. Lei prende Are you l'avambraccio. right or left handed? Lei Right-handed? Take your left hand. Quindi usi la sinistra. Se lei Take normalmente usa la your destra, right hand. Yeah? Scoot down that watch down. sposti un po' l'orologio in avanti. Okay. Now you take your fingernail Prenda le unghie, and cioè quelle pull unghie, strong, con l'altra mano, e strofini le unghie verso l'alto. Forte, forte, forte. Forte, più forte, più forte. Okay, so
ha la pelle sottile. Forse le dovevamo dare più soldi, magari lo faccio. Because vitamin B6 is one of the two cofactors for the histamine and methyltransferase to actually work. That is vitamin B6 and SAMe. Allora, those are the two factors we need for the decomposition of histamine. Allora, la B6 insieme a SAMe, B6 e SAMe sono i due cofattori di cui abbiamo bisogno per la decomposizione dell'istamina. This enzyme is more important than the deaminoxidase. It's more important, nobody discusses it, but this is the important one for histamina. Allora, questo enzima è il più importante, ancora più importante del DAO, è molto più importante per la decomposizione dell'istamina. Ne parlano in pochi, ma è così. Allora, non sto dicendo che la diaminossidasi non sia importante, perché è importantissimo, per esempio, a livello di utero e di altri sistemi, però l'altro è altrettanto importante, se non di più. E questo è il motivo per cui abbiamo bisogno della vitamina B6. È per questo il motivo per cui abbiamo bisogno di SAMe, che viene prodotto a livello di fegato, ma magari il nostro fegato non ne produce abbastanza, perché abbiamo un fegato stressato e quindi dobbiamo assumere SAMe. Giorgio apre il suo portafoglio e dentro c'è SAMe. Why is this cool? Because SAMe is a metal donator. E perché è importante SAMe? Perché SAMe è un donatore dei gruppi metallici. Metilici, scusate, metilici. You see how we Avete visto che finalmente riusciamo a mettere insieme tutti i punti, e siamo solo all'inizio, potremmo andare avanti per 3 giorni, però tutto inizia a ricomporsi, l'intera immagine. Leggete il report in maniera intelligente. Però datevi, cioè, spazio, nel senso, abbiate fiducia in voi stessi. Quindi questo, il report è stato costruito in maniera intelligente proprio per aiutarvi a prendere decisioni e prendere quelle giuste. Posso guardare il suo braccio? Sì. Yeah. Okay. May I say? Posso dirlo? Please. There are red streaks going along where she scratched. Quindi là dove si era grattata con le unghie, adesso ci sono delle strisce belle marcate rosse. E questo significa un eccesso di stamina. Ok. So, from a report, we connected dots, and thank you for example, because we could correlate with something, and we'll talk later on what you can do as well. But use this tool, and in fact, don't even think about it. Don't even think about whether you want to do a test with the person. When the person comes for the first time, do a test and then talk to the person. Because you have point zero, okay? And then at a later point, after 90 days, you can then compare what happens with therapy and adapt again. Okay. So just do it, I'm sorry. No, no.
Quindi capite forse adesso quanto, e poi magari ne parliamo insieme e troviamo anche una soluzione alla situazione. Comunque questo test è un sistema forte, intelligente, costruito per dare risposte intelligenti, ma soprattutto è uno strumento a vostra disposizione. Il mio consiglio è, quando vi trovate di fronte a qualcuno, non domandatevi lo faccio o non lo faccio, il test fatelo. Perché? Perché il primo test è il punto zero, quello da cui partite, in modo tale che poi, dopo 90 giorni, potete farne un secondo, andare a confrontare e a vedere gli effetti della terapia e adattare la terapia in base al cambiamento che avete visto. Because if a person comes with a certain diagnosis, but you did the hair test before, and the hair test tells a different story. Perché se il paziente viene da voi con una diagnosi, però voi avevate fatto il test del capello, il test del capello vi dice tutta un'altra storia. If that person visited five therapists before you, you might actually reconsider what to do, because five people have been treating the thing and the system says Magari quella persona prima di venire da voi era già stato da cinque specialisti diversi che lo avevano trattato in una determinata maniera. Quindi quando viene da voi potete dire, ok, questa è la risposta che vedono, posso agire diversamente. this can be a really key in your hands to change. Questo significa che l'S Drive è uno strumento nelle vostre mani che può davvero essere utilissimo. So look for the child and baby report, which is out now. Very fascinating. Be inspired and working with the S Drive. Just use it. Don't think about it. Just use it. Use it. And then everything comes together. You will see that yourself. In conclusione, andate a guardare il report Child and Baby e soprattutto usate l'S Drive, ce l'avete lì? Usatelo e inizierete a unire i puntini e a vedere l'immagine nel suo insieme. Thank you so much for your E grazie.